Salve amici, bentornati qui sul mio canale, sono Jaime del Visconde e questo è il canale Visconde Kung Fu. Oggi vorrei parlarvi di un personaggio molto importante, un personaggio sicuramente leggendario, non sarà una biografia, ma sicuramente vi racconterò la storia, diciamo, grosso modo, della maestra Nun Mui, colei che ha inventato il Wing Chun, e quindi parleremo un po' sulle origini del Wing Chun. Sul Wing Chun ho già dedicato un video precedente nel quale abbiamo parlato appunto del maestro Ip Man. Il maestro Ip Man è colui che ha aperto le porte di questo stile al vasto pubblico, alla vasta comunità dei marzialisti. Prima del maestro Ip Man il Wing Chun era, diciamo, riservato a Foshan, una piccola elite di Foshan, ed è con Bruce Lee, l'allievo di Ip Man, che il Wing Chun scoprirà la sua massima fama a livello mondiale. Oggi invece cercheremo di parlare sulle origini del Wing Chun, le origini, diciamo, tra virgolette, storiche, leggendarie del Wing Chun, e queste origini hanno a che vedere con la monaca, la maestra Nun Mui. Ma prima di cominciare voglio sempre ringraziarvi di cuore per il vostro supporto, il quale è sempre molto importante per noi. Il canale sta crescendo molto velocemente, quindi grazie ancora di cuore. Sapete già cosa fare, cliccate sotto, iscrivetevi al canale e condividetelo nelle vostre reti social. Vi ricordo sempre che è attivo il nostro negozio online, quindi trovate tutte le nostre magliette, i nostri gadget sul nostro negozio online, vi lascio il link qui sotto. In questo modo ci aiutate a portare avanti questo progetto appunto del canale YouTube. Vi ricordo che questo canale è autofinanziato, noi facciamo le nostre ricerche riguardo appunto i vari maestri, le varie cose, e poi man mano cerchiamo di fare il video appunto per voi. Se vi piacciono questi contenuti, se vi piace il canale e volete aiutarci, potete farlo acquistando le nostre magliette e i nostri gadget. Infine, per gli amici che vogliono venire a trovarmi qui in palestra, io sono a Roma, la mia scuola è a Roma da ormai 15 anni, quindi se volete allenarvi insieme a me potete farlo, siete sempre benvenuti. Lasciate un messaggio qui sotto, vi contatterò e vi darò tutte le indicazioni per venire a trovarmi qui in palestra. Ora andiamo subito con il video, sigla! Ora amici, parlare di Wing Chun è un po' difficile di questi tempi. Difficile perché il Wing Chun ormai è uno stile ampiamente conosciuto, ok? Tutti fanno Wing Chun, anche i gatti, i cani per strada fanno Wing Chun, quindi chiunque si sveglia la mattina e fa Wing Chun. Basta fare questo e facciamo Wing Chun, basta fare la Sidium Tao e facciamo Wing Chun, quindi ormai chiunque fa Wing Chun, non solo in Italia, dappertutto, in tutto il mondo, diciamo che è lo stile di Kung Fu più conosciuto nel panorama appunto delle arti marziali cinesi. Chi pratica arti marziali ha sicuramente sentito parlare diverse volte del Wing Chun, spesso male, spesso bene. Negli ultimi anni sicuramente si è parlato forse un po' più male che bene, comunque questo magari è argomento per un altro video. Detto questo, parlare di Wing Chun è molto difficile perché abbiamo tutte le campane possibili, quindi chiunque si sveglia la mattina e diventa maestro di Wing Chun dice la sua. Quindi trovare, diciamo, grosso modo, cercare di esprimere un pensiero più o meno equilibrato a metà tra le varie campane diventa via via sempre più difficile. Ora, per quel che riguarda le origini del Wing Chun si è detto tutto e di più, quindi sono spuntate fuori leggende su leggende, sono spuntate fuori racconti inverosimili su racconti inverosimili, al punto che ormai ci sono più leggende sull'origine del Wing Chun che stili di Wing Chun. E qui volevo arrivare. Il primo a parlare sulle origini del Wing Chun, il primo a raccontare, diciamo, la leggenda sulle origini del Wing Chun
fu il maestro Ip Man. Ip Man, durante un'intervista ad Hong Kong, raccontò molto velocemente, molto scarnamente, le origini appunto del suo stile, del Wing Chun. Questo racconto si riassume grosso modo nel seguente modo. Ip Man raccontò che ci fu una maestra, una monaca Numui, una sacerdotessa dell'ordine di Shaolin, appartenente allo Shaolin del Sud, a Fujian, conosciuto anche come Shaolin Siulan. Siulan è appunto un'altra pronuncia del termine Shaolin. Ci fu questa maestra la quale insegnò il Wing Chun a una giovane ragazza chiamata appunto Yin Wing Chun. E questa, grosso modo, è la leggenda che raccontò Ip Man. Quindi, notate, è molto molto scarna, diciamo che gli spunti storici sono veramente scadenti. Non troveremo da nessuna parte un'evidenza storica concreta che prima di tutto ci dimostri la vera esistenza dello Shaolin del Fujian o il Siulan. Non esiste nessuna evidenza storica che il Siulan sia realmente esistito, che lo Shaolin di Fujian sia realmente esistito. Questa è più che altro un mito collegato con il mito dei Wuzhu. E anche qui Numui è un personaggio collegato sempre al mito dei Wuzhu. Come ho già raccontato nel nostro video riguardante il maestro Pai Mei, l'evento scatenante di tutta questa storia riguarda appunto il massacro e la distruzione del tempio di Shaolin del Fujian. I cinque scappati, i Wuzhu appunto, i cinque antenati, è il mito di fondazione di una marea di stili di Kung Fu. Bisogna capire che alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, far risalire il proprio stile di Kung Fu, il proprio sistema di Kung Fu, alla scuola più famosa in tutta la Cina di arti marziali, ovvero lo Shaolin, era il modo per onorare, per rendere onore appunto al proprio stile e evidenziare che il proprio stile era uno stile potente, uno stile forte. E questo hanno fatto la gran parte degli stili di Kung Fu, dal Lung Ar al Choi Li Fu. Tutti i maggiori stili di Kung Fu pretendono di avere origine a Shaolin, ma non a Shaolin qualsiasi, a Shaolin del Fujian, che ripeto, non esiste, non è mai esistito. Comunque, uno di questi cinque scappati, secondo la leggenda, era appunto Numui, una maestra, una sacerdotessa dell'ordine Shaolin, la quale fuggì al massacro del Tempio. Viaggiò in lungo e in largo per tutta la Cina, fin quando giunse in un piccolo villaggio, sempre al sud della Cina, nel quale appunto conobbe questa famiglia di ristoratori. Lei andava in questo ristorante a mangiare, a rifocillarsi, e conobbe la figlia del proprietario di questo ristorante, appunto Yin Wing Chun. Yin Wing Chun, il suo nome vuol dire bella primavera, bella come la primavera, insomma era il nome più consono per una ragazza. Purtroppo questa ragazza era però promessa sposa a un bandito locale, il quale non solo era violento, era un energumeno e via dicendo, ma reggeva con pugno di ferro questo villaggio, quindi erano tutti intimoriti da questo personaggio. Vedendo questa scena, la monaca Numui insegnò a Yin Wing Chun il suo sistema di Kung Fu. Ora qui le varie versioni della storia un po' si dividono. C'è chi vuole che Numui abbia visto il combattimento tra un serpente e una gru, e quindi grazie a questa visione onirica riuscì a modificare il suo stile, il suo sistema presso a Shaolin, togliere tutte le cose che riteneva superflue, tutte le cose che riteneva grossolane, e ripulire il suo sistema facendo diventare molto più semplice, modificando delle posizioni, dalle posizioni molto basse del classico Shaolin alle posizioni molto più alte del Wing Chun. Quindi già il cavallo, per esempio, la posizione del cavaliere dello Shaolin è una posizione molto bassa, molto potente, mentre la posizione del Wing Chun, la posizione del cavaliere del Wing Chun, è una posizione molto più alta, sicuramente più adatta alla pratica di una donna, una persona che comunque non è allenata con le gambe ad avere particolare forza.
e già questo è un'evidenza grosso modo di quello che poteva essere, diciamo, la modifica fatta da Numui. Numui insegna quindi questo suo sistema, appunto modificato con questa visione, a questa ragazza Yin Wing Chun. Yin Wing Chun, dopo pochissimo tempo, dopo essersi allenata nel nuovo sistema creato appunto dalla monaca, sfida a duello il suo promesso sposo, qua mi viene la storia del cavaliere nero, sfida a duello appunto il suo promesso sposo e riesce a sconfiggerlo. Lo sconfigge molto facilmente, quindi evita questo matrimonio sicuramente infausto e sposerà poi un altro ragazzo. Questo suo marito, Yong Bo-to, sarà il suo primo allievo. Le storie, i racconti ci dicono che anche Yong Bo-to era già esperto nelle arti marziali cinesi. Quindi la domanda ci viene subito: ma se Yong Bo-to era già un esperto di arti marziali cinesi, perché ha dovuto aspettare che Yin Wing Chun sconfiggesse il cattivone di turno? Cioè, non poteva andare lui, picchiarlo e poi sposare la ragazza? Comunque, non facciamoci queste domande. Yong Bo-to sarà il primo allievo di Yin Wing Chun e in questo modo inizierà la genealogia del Wing Chun. Molto tempo dopo, i discendenti di Wing Chun, proprio per onorare la loro antenata, diedero il nome al loro sistema e iniziò appunto la storia e lineage del Wing Chun. Tutta la genealogia del Wing Chun deriverebbe appunto da questa ragazza Yin Wing Chun, la quale apprese questo sistema da Nimui. Questa è a suo modo la leggenda. Ovviamente è presente in 10.000 modi, ogni scuola di Wing Chun la racconta con qualche differenza in più. Perché? Perché noi abbiamo quella vera di storia. Lasciamo questo argomento da parte. Comunque, trovate 100 scuole di Wing Chun, 100 scuole vi diranno 100 modifiche all'interno di questa storia. Grosso modo, le cose importanti, diciamo, gli spunti che vengono sempre mantenuti è questo: Numui fa parte dei 5 antenati dei Wuzhu, scappa dal massacro di Shaolin, incontra Yin Wing Chun, insegna a Yin Wing Chun il suo stile, Yin Wing Chun sconfigge il suo promesso sposo e sposa un altro uomo, vivendo felici e contenti per sempre. Questa, grosso modo, diciamo, è la storia proprio ristretta per le origini del Wing Chun. Ora, c'è anche un'altra versione della storia che non c'entra nulla con Numui. Non c'entra nulla fino a un certo punto. Perché alcune scuole vorrebbero che lo stile Wing Chun fosse uno stile nato già con questo nome, nato specificamente all'interno dello Shaolin e ovviamente sempre lo stesso tempio Shaolin del Fukien, ok? Sempre lo stesso tempio che verrà distrutto dall'esercito Qin, sempre lo stesso tempio del quale non abbiamo nessuna prova storica. Questa altra storia vuole che all'interno del tempio di Shaolin ci fosse una stanza, una grande sala chiamata appunto Wing Chun. La pronuncia, la fonetica è sempre la stessa, ma il modo di scriverla, i caratteri cinesi per scriverla, invece di chiamarla Bella Primavera, la scrivevano Eterna Primavera. Questa stanza, appunto all'interno del tempio di Shaolin, era chiusa a tutti. Ci si poteva allenare al suo interno unicamente l'abate del tempio e il suo successore. Quando l'abate del tempio sentiva la morte avvicinarsi, chiamava il suo successore, lo portava all'interno di questa stanza, chiudeva le porte e in segreto insegnava lo stile supremo di Shaolin. E già qui vediamo alcune cose che ci fanno meditare. Quindi lo stile insegnato all'interno di questa stanza prenderà il nome appunto Wing Chun, Eterna Primavera. Quando l'esercito Qin verrà a distruggere il tempio, a massacrare tutti i monaci e via dicendo, le varie sette, le varie triadi che nasceranno intorno ai sistemi di arti marziali vedranno appunto la sala dell'Eterna Primavera o dell'Adolescente Primavera come lo scopo per ricercare, per combattere per sempre il governo Qin.
era un modo per riconoscersi come combattenti, come la resistenza, diciamo, come i partigiani contro il governo Qin. Quindi l'eterna primavera, noi ci veniamo allo stile che porterà la primavera, lo stile che porterà l'eterna primavera. Okay? Questo è il senso, diciamo, dell'appartenere a questa scuola, a questa setta. Cosa succede? Già qui tocchiamo alcune cose. Le scuole di Wing Chun hanno la pretesa di dire che il loro stile è lo stile ultimo, ok? Lo stile definitivo, quello con cui appunto ci si allena non solo per sconfiggere gli altri, ma per sconfiggere lo Shaolin. C'è un detto che dice appunto: nato a Shaolin per sconfiggere, per distruggere lo Shaolin. Quindi il Wing Chun è quel sistema. Il Wing Chun Eterna Primavera è quel sistema appunto creato a Shaolin come massima espressione del combattimento, tenuto segreto all'interno di Shaolin e diffusosi solamente dopo la sua distruzione. Quindi ripetiamo: Shaolin del Sud, Shaolin del Fujian, Shaolin Siulan. Non abbiamo evidenze storiche per dimostrare che sia realmente esistito. Comunque, tutte le storie, tutte le leggende riguardano comunque sempre questo evento, la distruzione del tempio di Shaolin. Infine, ci sono diverse sottili variazioni fra i vari racconti. C'è chi vorrebbe, per esempio, la visione onirica di Niu Mui tra la gru e il serpente, che fosse una volpe e un serpente. Che poco ci cambia, insomma, sempre due animali in combattimento, sempre Niu Mui che guarda questo combattimento e modifica il suo stile. Quindi invece di fare, per dire, le classiche parate di Shaolin, una parata molto potente, Niu Mui fa una parata molto più delicata, molto più ristretta e via dicendo. Quindi semplifica in questo modo, grosso modo, quello che è il sistema originario dello Shaolin. Ora, fin qui abbiamo tutte leggende. Non sta a me dire quale sia vero, quale sia falso. Questo non è lo scopo del video. Lo scopo del video è semplicemente lasciarvi degli spunti per meditare. Non cerchiamo di vedere in questi racconti la verità assoluta sulle origini di questo stile. Sicuramente ci sarà una parte di verità. Come ben sappiamo, molte leggende hanno sicuramente una loro origine in un fatto reale, in un fatto veritiero, ma da qui a dire che una monaca di un tempio inesistente abbia inventato uno stile, insomma, ce ne passa. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciateci sempre un like qui sotto, scriveteci sotto nei commenti cosa vorreste vedere nei prossimi video. Fateci sapere se questo video vi è piaciuto e fateci sapere se volete approfondire questo argomento, magari parliamone insieme. Se conoscete altre versioni di questa storia sulle origini del Wing Chun, scriveteci sotto. Sono molto felice di leggere i vostri commenti e soprattutto di imparare anche da voi. Quindi grazie, grazie, grazie di cuore per i vostri commenti e le vostre condivisioni. Io sono Jaime Luis Visconde, vi ringrazio per la vostra compagnia, ci vediamo al prossimo video.